Il corso di studio magistrale in comunicazione ICT e media dell'Università di Torino ha l'obiettivo di formare dei professionisti in grado di muoversi su terreni diversi, dai momenti di confronto che noi periodicamente, regolarmente organizziamo con aziende e istituzioni, emerge che c'è una vera e propria fame di competenze trasversali che coinvolgono in particolare le discipline sociologiche, informatiche ed economiche, competenze in grado di cogliere appunto i processi di innovazione, di sviluppare applicazioni, interfacce uomo-macchina e naturalmente in grado di elaborare grandi moli di dati, quelli che oggi va di moda a chiamare big data, attraverso metodologie di analisi avanzate. In particolare, pensiamo a alcuni profili principali di professionisti che possono uscire da questo percorso di laurea magistrale. In primo luogo, professionisti della comunicazione al servizio di aziende, istituzioni o del territorio locale, in grado di utilizzare i cosiddetti canali social, quindi social media manager, ma anche più in generale persone capaci di gestire l'immagine, la reputazione, l'identità di soggetti individuali e collettivi. Progettisti di applicazioni, in particolare in ambito web, internet delle cose, e esperti di interazione uomo-macchina, quindi progettisti di interfacce. E infine figure che sono in grado di far dialogare tra loro, quindi figure di coordinamento tra i classici esperti settoriali, quindi sociologi, economisti, informatici, psicologi e così via. L'efficacia complessiva della nostra formazione viene tenuta costantemente monitorata, per esempio attraverso i dati del consorzio Alma Laurea che ci dicono che una buona percentuale dei nostri laureati trova occupazione in un tempo relativamente breve. Teniamo naturalmente sotto controllo l'andamento delle carriere, quindi la durata complessiva dei corsi di studi e la soddisfazione generale e complessiva dei nostri studenti. In particolare, il rapporto con gli studenti viene curato non solo tutti i giorni a livello informale durante le lezioni, ma anche tenendo in debita considerazione la raccolta complessiva delle opinioni degli studenti che l'Università di Torino si mette a disposizione attraverso lo strumento Edumeter, che dimostrano una soddisfazione complessiva molto alta per l'organizzazione complessiva del corso di laurea, per la costruzione dell'orario delle lezioni, ma anche per la chiarezza e la disponibilità dei docenti a illustrare quanto spiegato a lezione per interagire a livello individuale con gli studenti.